Vagando, 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 ho trovato, guardate amici, cosa ho trovato, un bel villaggio. Stavo vagando in giro, stavo esplorando e ho trovato questo sorta di villaggio che è diverso dai soliti villaggi che si trovano in giro, perché ha molte più cose e soprattutto sembrerebbe dei prigionieri, comunque morti. Ora, in realtà non c'è nessuno qua, ma ho veramente paura che possa arrivare qualcuno, per cui esploriamolo. Comunque, ciao a tutti amici, bentornati in questo nuovo video. Come al solito io sono Abu Rouge, siamo già appunto in game su The Forest. Fantastico, guardate qua questo prigioniero ormai morto, a cui hanno staccato le gambe. Veramente qua, probabilmente c'è qualcosa. Vediamo un po' nelle scatole se si possono rompere, sembrerebbe di no. Sono dei pacchi, però non si possono rompere. Questo sì, è esploso tutto. Ok, c'erano dentro delle lattine, quindi rompiamo anche queste. Ma volano lattine ovunque. Perfetto, noi ce le prendiamo. Ok, siamo praticamente pieni di lattine. Quindi direi quasi quasi, perché no, di sfruttarne una e berla. E tirarne su una. Benissimo, andiamo avanti con l'esplorazione di questo villaggio. Abbiamo qua, beh, innanzitutto qua abbiamo stoffa, può fare utile, può essere utile, può fare utile, ma che cavolo dico, ci può essere utile. Qua c'è altre cose da bere, candelotti di dinamite, perfetto, un tizio sega, anzi due tizi segati, uno proprio a metà, uno leggermente più sopra del tronco, diciamo, sì. Pea, diciamo così, qua altri pacchi. All'interno ci sono delle schede, ma sono pieno. E poi andiamo a vedere altre cose. Abbiamo qua un altro candelotto distribuito qua. Qua altra dinamite. Da questa dinamite è molto strana. Palle ci sono in giro. Ok, queste qua possiamo farci le molotov con quei cosi lì. Qua non sembrerebbe esserci niente. Attenzione, guardate questi qua. Ci hanno messo assieme due tizi, li hanno vestiti da tennisti praticamente e li hanno legati assieme in una maniera incredibile, cioè veramente via questo, dentro questo, ok. Poveri tennisti, cavolo, poveri tennisti. E qui, attenzione, abbiamo un'uscita! Attenzione, sono volato dentro ma non sono morto, amici. Incredibile, sono volato dentro, non sono morto. Porca ceva, ci sono proprio finito dentro. Cosa incredibile. Adesso risalgo assolutissimamente. Perché? Perché innanzitutto voglio continuare a esplorare qua prima e poi dopo entreremo qua perché veramente sono veramente curioso di sapere cosa c'è dentro. Intanto continuiamo qua. Guardate questo qua cosa gli hanno fatto. Gli hanno ficcato proprio una racchetta in bocca, proprio dal manico, infilata dentro e la pallina, toh, incastonata lì. Caccia Eva. Ma che cavolo è sti cosi? Ma che cavolo sono sti indigeni? Sono dei schifosi indigeni. Guardate quanta bella clotte io la tiro su volentieri. Queste stoffe, qua ci sono altre corde, ma siamo pieni qua. Io questo mi prendo la pelle. Guardate, ecco, questa qua è una nuova animazione. Cioè lo rompo con la spada. Qua però ho piene le cose. E poi lui con l'accetta va ovviamente a tirare su la pelle. Pelle che ricordiamoci, facciamo un po' di armatura. Va sempre bene. Questo è morto tanto quanto l'altro. Andiamo a verificare. Ma poi dovremmo avere terminato il giro. Infatti è così perché qua non c'è più niente. Detto questo, qua abbiamo anche un fuoco enorme. Sembra quei fuochi, avete presente quello dove cucinano le persone? Qua abbiamo un albero, praticamente un albero della morte, guardate. Pezzi di cadavere ovunque. Veramente pezzi di cadavere ovunque. E poi ci sono delle gabbie. Chi se ne frega, le ho spaccate. Ok, qua dentro delle cose interessanti, solite cose tra l'altro. Quindi rimane da esplorare là praticamente, perché qua ci sono altre in realtà capanne. Questo mi serve perché andiamo in esplorazione. Vieni qua, ci serve
più protezione. Vedete, questa è l'animazione che avete visto prima. Prende l'accetta e tac. Perfetto, andiamo a farci un altro pezzo di armatura che non si sa mai, perché quei fottuti sono pericolosissimi. Ora qua, che qua non c'è niente, niente, quindi bisogna andare a proseguire e quindi andare, questi me li prendo perché sono utilissimi. E qua, non si possono prendere questi qua. No, ok, roba ninja, clamorosa. Ok, sasso, via dentro qua, to. Dunque, dove cavolo è non è qua, dovrebbe essere qua da qualche parte, non è questo. Non è questo. Guardate come è caduta la cassa qua. Queste le prendo volentieri, queste corde qua. Possono essere sempre utili. Qua c'è il tizio. Là. Dove cavolo era la cosa lì? Dove cavolo? Me la sono persa. Dove cavolo è? Attenzione, amici! Mentre stavo cercando, guardate, sono arrivati. Quanti tirano anche le cose! Quante cavolo sono? Ucco Eva! Vieni qua. Venite qua. Venite. Ben quattro. Questi scappano. Vieni qua, ma sono molto più alti sembrano, no? Ok, sono in quattro. Vieni qua. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori, questo te sei il secondo. Guardate che versi incredibili che fanno carneficina anche in questa puntata. Meno male che abbiamo la nostra spada. Vieni qua te. Sì, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni, to. E un altro? To. Ah, oh, ha evitato anche il sasso, amici, clamoroso. Ok, perfetto, l'abbiamo fatto fuori. Porca Eva, è stato difficile. E ora dove cavolo è? Stavo cercando la cavolo di caverna quando mi hanno attaccato. Vedete che arrivano. Però qua, cioè, è veramente un accampamento. Bisogna trovare quella cavolo di discesa prima che arrivino altri. Trovata, amici, trovata. Però, attenzione. Oh, arrivano anche da sopra. Ma che cavolo... Che cavolo fa sto qua? Fottuto! Ok, bene. Allora, prima cosa, facciamo un po' di questi, che assolutissimamente ci servono, perché qua la vedo veramente male. Tutti quelli che possiamo. Perfetto. Ah, ecco, cosa importantissima. E tra l'altro utilissima, la torcia. Me l'avete scritto tutti nei commenti. In realtà ho trovato la torcia, ma... Non ci avevo veramente fatto caso ora. Mangiamo uno di questi. Perfetto, abbiamo la torcia. La prendiamo in mano. Perfetto. E scendiamo. Vediamo, in teoria la torcia dovrebbe fare più luce. E a questo punto ci addentriamo in questa caverna. Oh, che cavolo. Oh, schifo. L'hanno sbudellato questo tipo qua. Sbudellato, sbudellato, sbudellato. Non ci sono altre parole. Ora, qua siamo in una caverna. E... Vediamo un po' che cavolo possiamo trovare all'interno di questa cavolo di caverna. Filtro M131 messo, come ovviamente da commenti. Ogni tanto si resetta, devo dirlo. Non rimane fisso, si resetta sempre. E questo permette a voi questo filtro di vedere bene. È fantastico. Ora, che cavolo è qualcosa lì? Perché lampeggia tutto qua? Abbiamo delle medicine. E qua abbiamo una sorta di mappa. Sì, ma una mappa che... Non c'è scritto un cavolo. Però la possiamo... No, non la posso... Sì, la possiamo richiamare. Poi qua abbiamo una bussola addirittura. C'è anche una bussola, ma... Dove cavolo è? Eccola qua. Bussola. Perfetto, che ci indica ovviamente... La strada. Ora io passerei qui dove questo qua era sicuramente un minatore che è stato schiacciato da un masso, ma qua c'è stato uno sbudellamento totale e qua c'è una cascata. Una fottuta cascata e qua si scende ancora, amici. Oh cavolo. Oh cavolo. Ok, raccogliamo i rametti perché possono essere utili. C'era addirittura un'altra parte da visitare dall'altra parte, però provo ad andare da questa parte qua. Non
Anche da lì forse si scende. Ok, c'è. Rumore della cascata si fa sempre più. Qui siamo sott'acqua per forza, cioè. Che cavolo. Oh oh. Sì? Venga, venga. Prego, è uno. Ok, non abbiamo pelle come l'altra volta. Ok, di qua si scende. Però possiamo anche andare da questa parte qua. E anche da questa parte qua. Pipistrelli sono questi, guardate. Sono pipistrelli. E adesso non riesco a prendere, però quelli là li avevo presi. Qui c'è una torcia, lì si può spaccare. Cioè, torcia, realmente è una lampada. E lì si può andare. Questa è la madre delle caverne, amici. Questa è la madre delle caverne. Cioè, veramente. Dunque, io farei una cosa, se siete d'accordo. Essendo che ci sono troppe cose da fare, nel senso che sono veramente tante caverne, io direi e ipotizzo di andare dove. Potevo fare anche le frecce, cavolo, mi è venuto in mente adesso. Ipotizzo di andare da questa parte qua, dove probabilmente troveremo qualche segreto. Qua c'è la barca, che però abbiamo già trovato, credo. Quello non so cos'era. Ok, però che senso ha questa grotta qua chiusa con alcuni morti? Cosa li hanno chiusi dentro? Perché sono qua? Allora, proviamo ad andare da questa parte qua dove. Guardate, pipistrello morto. Allora, i pipistrelli attualmente non fanno niente, però indicano una cosa ai pipistrelli, che è buio pesto. E guardate il personaggio, ha anche freddo. Potrebbe essere un problema questo. Ok. Di qua non so dove si vada, di qua. Cioè, veramente è una caverna immensa, amici, veramente immensa, guardate qua. Però questa sembra una caverna già visitata, in effetti. Questa qua sembra quella caverna là, vi ricordate quella che avevamo visto? Non so se la puntata scorsa, forse la puntata prima ancora. Quella, io scendo, io provo a scendere. Quella puntata dove eravamo entrati in quella spiazza, non so se è la scorsa o quella di 2 volte fa, non me la ricordo. Qua si scende di bestia. E il personaggio ha freddo. E va bene, amico, avrei anche freddo. Sento dei rumori strani. Amico, avrai anche freddo. Oh cavolo, guardate qua, ci sono pezzi ovunque e quei marmocchi là dell'altra volta. Olè. Olè, olè, olè. Io farei una cosa. Se voi siete d'accordo, farei una di queste. Però. Ok, come si fa a riprendere l'accendino? Dove cavolo è l'accendino? Accendino? Dove cavolo è finito l'accendino? Allora, in questo inventario enorme, disposto bene, però non trovi l'accendino. Dove cavolo è l'accendino? Accendino, dove cavolo sei? Eccolo qua. Ok, perfetto. Credo, faccio questo perché spero, e ripeto, spero. Sì, ed è così. Guardate, il personaggio si sta scaldando. Fantastico. I conti tornano. Vi devo dire la verità, fa più luce questa torcia qua che quella di prima. Cioè, questa almeno a breve distanza. Sì, comunque, questa è. Sembrerebbe la zona. Quella che abbiamo visto, quella delle cassette. E infatti qua, guardate, ce l'ascia. Infatti qua ce l'ascia. Quindi questa caverna qua in realtà l'abbiamo già visitata. Era quella dove si trovava l'ascia. Quindi è collegata l'altra. Ora io direi, mangiamo questo, beviamo una di queste. Facciamo un altro po' di rifornimento. Che è sul mangiare e sul bere. Qua le dinamite le abbiamo a tavola. Quindi in realtà quel mostro fottuto. Ok, finito anche questo. Quel mostro fottuto che abbiamo visto l'altra volta, in realtà è molto vicino qua. La torcia però ha un vantaggio. Possiamo
Ah, si spegne così. La torcia ha un vantaggio perché possiamo combattere, ok, anche con la torcia in mano. Invece qua col bastone in mano è la nostra arma primaria. Quindi possiamo combattere col bastone, ma dura veramente poco e non fa danni. E in più abbiamo l'accendino dall'altra parte. È scomodo, potremmo avere o la bussola o l'accendino. Cavolo, però abbiamo trovato altre cose, è fantastico, in tutte le puntate si scoprono cose nuove. Ok, però questa l'abbiamo già visitata, quindi abbiamo un'accensione qua e vediamo di ritrovare la strada che non ho proprio idea di dove cavolo possa essere. Perché cavolo è bordello, potrebbe essere di qua. Lo spero. Certo che questo, cioè, servirebbe proprio una guida delle caverne, ma in realtà qua questa mappa. Ah, però man mano che percorriamo la caverna fa vedere. Scusate, la scrive. Fantastico. Quindi in realtà ci stiamo mappando ora la caverna. Ok, qua c'erano i tizi, perfetto. Ok, siamo tornati esattamente indietro. Qua andiamo a vedere di qua se c'è qualcosa. No, per cui torniamo indietro di qua. Di qua non so se possiamo andare. Forse sì. E con veramente difficoltà abnorme. Oh, caccia, erano i pipistrelli. Ok, qua stiamo esaurendo. Comunque, sto notando che laddove c'è tanta umidità, quindi c'è anche l'acqua, la torcia, questa qua dura molto, molto di meno. Beh, veramente. Ramoscelli siamo pieni. Vediamo qua. Ok, anche questo. Oh cavolo, questo è un altro pezzo di un gioco. Quindi qua in realtà non ci siamo mai stati. Questo è un altro pezzo del gioco, credo. E infatti, vedete, stiamo ricostruendo anche il giocattolo. Oh, porcaccia. E chi se lo aspettava questo? Allora, possiamo andare di qua oppure dritti di qua? Io andrei dritto di qua. Così, giusto per. Tanto stiamo mappando adesso le caverne, quindi non è che sappiamo esattamente dove andare. Bisogna stare attenti, questo sì. Là c'è qualcuno, eh. Ok, questo potrebbe essere un problema. Katana. Katana e Simena. Zitti, che fate casino. L torcia. Ah no, ha spento il co. L torcia. Ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Piglia le pastiglie. Mamma mia. Stavo per morire. Ok, ma qua è pieno. Ok, ma muori. E muori anche te. Abbiamo la stamina bassissima. Bisogna ricaricare un attimo la stamina. Vieni, vieni, vieni qua, vieni. Sì, vieni. So fai che cavolo. Sei to. Ok, perfetto, riprendiamo questa. Non si vede una ceppa. Credo che sia venuto il momento di uscire da questa cavolo di grotta. Anche perché qua, porca ceva, qua va in mezzo all'acqua. Qua pure. Qua si sale leggermente. Benissimo, proviamo a salire di qua. La puntata assoluta dell'esplorazione. Oh, io non vedo un cavolo con la torcia. Voi potete dire quello che volete, ma io con la torcia non ci vedo una ceppa. Preferisco molto, ma molto, molto, molto. No, non questo, ma questo. Questa torcia, perché scalda anche. Questo è un vantaggio. È chiaro che se arriva un nemico sono cavoli. Dunque io provo ad andare da questa parte qua. Qua è tutto bagnato. Non ci siamo mai andati da questa parte qua. Sicuramente. Stiamo mappando l'impossibile, credo. Ok, valigie. Acqua. Giustamente sono caduto nell'acqua e cosa succede? Si spegne la torcia. Ma che questo è giusto. Molto giusto. Ok, stiamo tornando indietro da questa parte qua. Ok,
Dunque, qua ci sono delle rocce, facciamo un esperimento, proviamo a buttargli una di queste, perché ci sono delle rocce strane, nel senso che potrebbero aprire un varco. No. Ok, non è così, non hanno aperto il varco purtroppo. Andando al fondo della caverna ho scoperto praticamente questa cosa. E nient'altro praticamente. Purtroppo non sembra esserci niente in questa caverna, almeno vista così, non sembra assolutamente esserci nulla. Ho trovato una musicassetta. Questo sì, cassette 4. Cassette 4 intendo, quarta cassetta. Quindi qua dormiva in effetti qualcuno. Però quello che penso è, ma secondo voi, questi qua che andavano in esplorazione in queste caverne, esistevano già sti fottuti? Oppure li hanno scoperti dopo? Oppure si sono rivelati anzi dopo? Perché, cioè, veramente, rimango veramente senza parole di queste cose. Come possono della gente intrufolarsi in queste caverne qua e poi li hanno scoperti dopo? Immagino questi qua, non avrebbe senso che ci fossero già. Comunque è fantastico, abbiamo scoperto altre cose molto interessanti. Interessante veramente il tutto. Ora, in realtà bisognerebbe salire. Salire, salire, salire. Trovato un passaggio per uscire, tanto. E credo che siamo praticamente nella stessa uscita. Credo, immagino. Credo proprio che sia così. Che avevamo nella scorsa puntata. Può darsi che sia questo l'entrata che avevamo trovato. Sì, è così. Quindi in realtà questa caverna qua, seppur grossa. Intanto metto il colore, cambio il colore, perfetto, così sappiamo il rosa scuro che sono quelle che abbiamo già visitato. In realtà dovremmo farlo su tutte, però siamo arrivati fino a qua. Questa è una piuma, me la prendo. E amici, devo dire allora che per questa puntata è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Qua siamo andati avanti. In realtà, qua la mappa, vedete che, porca, io pensavo che, tra virgolette, la stessimo scrivendo, in realtà non rimane scritta una ceppa. Non so perché. Non so se dobbiamo stare con la mappa così per scriverla, però in realtà si è persa pure l'altra informazione. Ora, vedete questi due simboli delle case? Perché ho costruito una casa in intermezzo, giusto per non continuare ad andare avanti e indietro, e infatti tornerò proprio lì. E poi nella prossima puntata vedrò o di esplorare ancora, cosa fattibilissima, ancora magari nella caverna di prima. E magari andare da un'altra parte, oppure proseguiremo con le nostre costruzioni e vedremo cosa fare. L'idea comunque è quella di trovare la piccozza che ci permetterà di scendere in quel buco lì, quella voragine enorme, ma anche di salirci, cosa importantissima. Anche perché l'obiettivo è ovviamente quello di scendere, ma anche di risalire. Comunque, per questa puntata è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Commentate e condividete il video tramite Facebook, Twitter, Google Plus, WhatsApp con i vostri amici. Da Amoruso è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.